alcuni versi radicalizzato. Quindi ci troviamo di fronte a un tipping point, sia ambientale, economico e sociale, ma la crisi più grande che stiamo vivendo in Italia è proprio quella politica. Il documento è abbastanza singolare perché parte da coordinate politiche che fanno riferimento alla sinistra, quindi ai partiti che dovrebbero essere nel campo della sinistra, e quindi praticamente come dice, il mittente, no, a quale questo documento è rivolto. Ma nel frattempo, Cinzia, scusami, diciamo volevo che solo. Cinzia, questa sinistra Cinzia, scusami, volevo solo dirti che siamo in diretta Facebook, ok? Quindi siamo in diretta Sì, Facebook. ok, puoi procedere, grazie. Ah, maledizione, abbiamo risolto. Bene. Allora, dicevamo che la sinistra, il Partito Democratico, che è il primo, no, mittente al quale il documento si dovrebbe rivolgere, ha questa, diciamo, sua connotazione, no? Del Partito Democratico parliamo sempre di centro-sinistra, questa parolina centro-sinistra, e che sinceramente con questa situazione di radicalizzazione degli strati sociali, sinceramente io vedo poco, diciamo, la funzionalità del centro. Mi dovrebbe avere più coraggio, imparare a definirsi socialista, o meglio socialdemocratico, senza vivere quella condizione schizofrenica che lo vede socialista in Europa e non so che cosa sia in Italia. Il documento quindi si rivolge a questa parte del campo Non politico. sento loro quando io vado, sì, ma te. Apre sul partito e chiude sul partito della sinistra che ancora non c'è. Nel mezzo analizza diverse componenti, a cominciare dallo Stato e da tutti i settori che compongono lo Stato, quindi dalla sua capacità operativa, i territori, la cittadinanza, la salute, il diritto che abbiamo tutti ad essere curati, assistiti, la scuola e i problemi legati alla formazione e alla conoscenza, e la centralità che la scuola dovrebbe avere in questa società, non solo dal punto di vista così meramente didattico, ma in senso più ampio, legato proprio alla formazione delle persone e alla consapevolezza dei propri diritti di cittadinanza rispetto alla società, ma ancora più a sconfiggere la sottocultura o la incultura che domina e imperversa nel nostro paese. Permettetemi di fare questo passaggio, visto che poi tra l'altro non abbiamo presenze femminili al posto della mia, che rispetto a proprio a questioni che attengono il tema del femminicidio, visto che domani è il 25 aprile, quindi sono deputato a parlare di questa enorme tragedia che viviamo nel nostro paese, come se del resto dell'anno non si dovesse parlare, ma la scuola deve farsi carico di formare i cittadini nel rispetto del genere, prima di tutto verso il genere femminile, per interrompere questa catena tragica. Bisogna capire che è principalmente un problema culturale, è nella mente degli uomini che bisogna cambiare un po', anche un po' in quella delle donne, per carità, ma principalmente nella mente degli uomini. La parte più importante invece che affronta il documento riguarda il lavoro, perché nella qualificazione di questo che giochiamo il futuro delle giovani generazioni e la sopravvivenza della nostra stessa società. E a proposito del tipping point, anche sul lavoro siamo a un punto di non ritorno. La cosa più importante nella ricostruzione della società e la ricostruzione del campo della sinistra è la ricomposizione delle organizzazioni intermedie, i partiti, il sindacato, le associazioni, che tutte sono importanti per, insomma, ricostruire. Il documento parla in questo caso di ricuciture, no? Parlando di questi rapporti, no? Queste interconnessioni che si dovrebbero andare a ricreare, quindi rapporti di ricucitura tra il partito e i sindacati, e soprattutto nella ricostruzione di un sistema produttivo solido che crei il giusto equilibrio tra il lavoro e il salario, perché uno dei problemi più grossi delle disparità, diciamo, riguarda proprio il salario. No? Per concludere, credo
la transizione digitale ha mercificato ancora di più il lavoro e sottratto i diritti. Rischiamo di vivere in un sistema in cui i padroni delle piattaforme vivono e decidono dall'alto nei grattacieli e masse di lavoratori che si spaccano la schiena per fare 1.000 lavori per sbarcare in un aereo. Il problema è che questo riguarda soprattutto i giovani, cioè questa realtà la stiamo già vivendo. Quindi questo documento a cui, diciamo, io invito tutti a entrare nel merito, anche diciamo, da parte di chi ha partecipato alla redazione e da parte di chi invece può avere una posizione anche critica, affronta tutti questi aspetti, li analizza e dà una soluzione chiara, applicabile, quindi anche molto pratica. Ma il problema più grande, a mio parere, è su quali gambe queste proposte, queste idee devono camminare. E se mi permettete, concluderei proprio citando Reichlin, che a questo proposito diceva che si possono avere le migliori idee del mondo, ma se non abbiamo le gambe sulle quali farle camminare, non servono. E quelle sono le gambe del partito. E speriamo che, insomma, questo partito come si dice, si costruisca e si costituisca in maniera molto, molto più chiara dal punto di vista identitario. Bene, io adesso inviterei alla discussione su questo e lascio la parola a Pietro Ciusco, che sarà lui a moderare tutta quanta così gli interventi. Bene, Pietro, vai, intanto io provo a condividere la diretta. Sì, allora intanto grazie per essere intervenuti a nome del Centro Studi Reichlin. Per noi ovviamente è un momento di grossa soddisfazione ed è un momento anche di approfondimento, di analisi su questioni diciamo molto importanti e attuali. Partiamo quindi con questo primo giro. Avevamo impostato, se voi siete d'accordo in questi termini, cioè fare un intervento in circa, insomma, 10, massimo 15 minuti, e poi dopo il primo giro, eventualmente, se ci sono dei contributi ulteriori, potete anche intervenire successivamente. Allora, io partirei da Salvatore Biasco, che è, diciamo, colui che diciamo, ha curato proprio la sintesi di questo documento. Quindi chiedo di intervenire per dare il suo contributo, anche diciamo, le motivazioni in particolare che hanno spinto diciamo, a impegnarsi e impegnare tante personalità su tematiche, ripeto, su un documento che possa essere anche una proposta realizzabile per una sinistra che voglia riprendere, come dire, il destino anche di una sua azione anche efficace ed effettiva nel nostro paese, non solo. Prego, Salvatore Biasco, grazie. Io non volevo assolutamente intervenire per primo né fare relazioni, però mi hai chiamato in causa. Eccomi. Prima di tutto non sono il solo estensore della sintesi, perché c'è qui Tocci che abbiamo fatto assieme, quindi anche con Mastro Paolo, quindi potrebbe anche intervenire per primo. Ma io devo dire una cosa, la ragione di questo documento è nel fatto che deve esserci in campo. Noi siamo oggi in epoca di PNRR e deve esserci in campo una visione della sinistra. È del tutto innaturale che la sinistra, che una visione, diciamo, che, rapportabile diciamo, a un'impostazione di sinistra, democratica, socialista, chiamata la comunità, non ci sia. Qualsiasi diciamo, partito o organizzazione della sinistra oggi
Si è mimetizzata dietro tecnostrutture che poi hanno riempito il PNRR. Certamente non è che vogliamo fare un contro recovery plan, perché questo è eccessivo e non è il nostro compito, però vedere quale ispirazione oggi potrebbe essere in campo per definire. Scusate, io ho perso l'immagine, la devo vedere se non riesco a parlare. Dove sta? A noi è visibile il video, va bene, e l'audio anche. Ecco, recuperato, adesso ci siamo. Quale ispirazione, diciamo, una sinistra deve trovare come suo modo di essere, di impostare i problemi, di vedere la società? Quindi è un appello che fa più a una cultura politica di quanto faccia, diciamo, c'è più un'ambizione di fare un appello alla cultura politica che un decalogo di azioni specifiche. Io poi metterei, direi che il documento ha tre ambizioni o indirizza tre, o indica tre problemi cruciali. Uno, lo Stato. Il punto essenziale è che noi dobbiamo ricostruire lo Stato, rimetterlo al centro, rimettere al centro la politica, lo Stato come responsabile dell'equilibrio sociale, della giustizia sociale, ma anche come guida dell'economia. La seconda, come diceva, ha messo poi tutto in evidenza Cinzia, è la ricomposizione della società. La società si è sfrangiata. E questa frantumazione, diciamo, ha portato con sé anche l'indebolimento dei partiti politici, dei corpi sociali rappresentativi, del sindacato, via discorrendo. E va ricomposta in varie direzioni. Adesso ancora non entro e indico le direttrici. La terza è invece il disciplinamento del capitalismo. Ricordiamoci che la composizione della società dipende da dinamiche sociali che sono imperniate, diciamo, sulla dinamica che si costruisce intorno all'iniziativa privata che è stata lasciata a se stessa. Noi dobbiamo cambiare il modello di sviluppo, questo da un lato, e dall'altro lato disciplinare il comportamento imprenditoriale in modo tale da essere congruente con quel livello di sviluppo. Poi non dico solo due o tre battute perché, ripeto, non pensavo di dover intervenire adesso per primo, ma il primo problema che noi poniamo è la ri ricostruzione di una cittadinanza legata al territorio. Non che le politiche si devono sfrangiare, le politiche devono rimanere universalistiche, devono rimanere nazionali, però sappiamo che è sul territorio che vengono usufruiti i servizi sociali, che si ricompone la società, e attraverso il territorio passa un po' tutto, passa la trasformazione energetica, come passa la mobilità, come passa l'ambiente. Quindi c'è un intreccio che si determina lì tra politiche produttivistiche. Pensiamo soltanto ai materiali, alla ricostruzione di un habitat secondo criteri di vivibilità, ma pensiamo alla diciamo sul territorio, intendendo anche il territorio periferico, non soltanto le periferie delle città, la messa in sicurezza dei fiumi,
la telemedicina, insomma, sono, quindi c'è una serie di, la casa, la scuola, via discorrendo. Quindi è lì che noi dobbiamo in qualche modo tenere una politica nazionale, non una politica di bandi. I bandi poi servono, ma servono come complemento, una politica nazionale che sia una, sia diciamo una, sia una esempio. Un esempio di come si può gestire, possiamo farlo in 6, 7, 8, 9 punti pilota dell'Italia e vedere come intrecciare tutte politiche ambientali, energetiche, dei servizi sociali, della sanità. E la sanità va ricostruita sul territorio, se ne parla molto, ma non se ne fa, se, insomma, ancora non si vedono queste caratteristiche, diciamo, di progetto. Poi la scuola qui, forse Walter ci può parlare a lungo, la scuola deve diventare un centro sociale, un centro di comunità dove i giovani si spendono. Dobbiamo costruire una partecipazione della gente a ricostruire gli ambienti sociali. E lì c'è anche, diciamo, l'informatica, perché dobbiamo costruire portali che connettano spazi comuni e via discorrendo. Sono un modo di vedere la società che parta, ripeto, di questi diritti di cittadinanza che si usufruiscono essenzialmente lì, in queste zone. Poi, quando parliamo di ricomposizione della società, parliamo ovviamente di un raggio d'azione molto ampio, cioè il problema dello statuto di tutti i lavori, c'è il salario minimo, l'estensione erga omnes dei contratti. Qui i sindacati stessi dovrebbero puntare contestualmente, diciamo, al salario minimo. Poi c'è il minimo vitale che va stabilito per tutti. I rischi sociali vanno in qualche modo condivisi. La vita, l'esistenza delle persone non può essere angosciata o piena di incertezze verso il futuro. I rischi vanno coperti. Ricomposizione della società vuol dire anche genere, vuol dire anche giovani, genere, diciamo, già, diciamo, è trattato dentro i problemi territoriali, in quanto lì ci devono esserci residenze per anziani, case di cura, c'è l'assistenza domiciliare, ci sono asili nido, insomma, ovviamente poi non è che questo non lo stesaurisce come problema, perché ci vogliono politiche specifiche anche per i giovani. Le politiche sono territoriali molto volte, perché devono trovare la scuola come centro sociale, devono poter abitare in luoghi accoglienti in qualche modo, con affitti simbolici. La pubblica amministrazione deve in qualche modo essere un punto di riferimento dal punto di vista lavorativo, cioè si deve rinnovare, deve assumere nuove forze, nuove competenze, le piattaforme vanno regolate, perché in realtà sono lavoro dipendente, quindi almeno in maggioranza sono lavoro dipendente, quindi vanno trattate come tali. Insomma, adesso si può ricamare quanto volete, ma sono problemi che vanno affrontati tutti contestualmente. Però c'è un punto che io vorrei sottolineare, che la sinistra non è soltanto welfare, non è soltanto
ricomposizione delle diseguaglianze. Ovviamente sono punti identitari importanti, importantissimi per lei, ma che vanno affrontate, soprattutto le diseguaglianze, vanno affrontate quelle di reddito e molte volte vanno affrontate non correttivamente, ma preventivamente. E qui non entro nel merito perché è un capitolo molto, molto variegato, molto lungo. Ma ci sono diseguaglianze, diciamo prima, di habitat, di salute, di fruizione della conoscenza, di genere, insomma, tutte queste diseguaglianze vanno affrontate contestualmente e vanno affrontate insieme. Però la sinistra è anche capacità di spingere le forze produttive. Va ridistribuito una torta che cresce, non una torta che rimane costante. E spingere le forze produttive vuol dire intanto entrare nel merito dei problemi produttivi, di che cosa, perché l'occupazione poi dipende contestualmente da questo. Noi possiamo ovviamente diciamo, disegni. Anche di correggere, di indirizzare un progresso tecnologico che oggi espelle eccessivamente forza lavoro. Uno Stato ha sempre molti strumenti in questa direzione, proprio quando stabilisce gli incentivi, quando promuove, diciamo, formazione, quando la finanzia, la ricerca, via discorrendo. Però noi dobbiamo entrare nel merito. Questo è un paese che non ha politica industriale da secoli. Politica industriale vuol dire intervento, guida, vuol dire capacità di individuare gli sviluppi, di dirigere la ricerca, di mettere insieme attori privati e attori pubblici. Noi qui entriamo pure un po' nel merito, non si può entrare nel merito in questo momento, poi c'è questo libro bellissimo scritto da Massimo Florio, insomma, sulla ricerca e lì c'è la privatizzazione della ricerca, ma ciò che bisogna fare per evitare la privatizzazione della ricerca. Solo una cosa va messa in evidenza, fine di questa politica che affida la crescita solamente alla competizione. La competizione fra territori, la competizione di scuole, la competizione di università. Questa è una politica, diciamo, che ha determinato una diseguaglianza enorme, appunto, e voi lo sapete perfettamente perché la vivete nel meridione. Prendiamo i porti, che senso ha metterli in concorrenza? Oggi, se leggevo, appunto, ci sono bandi che sono stati fatti in questa direzione, ognuno fa il suo programmino e viene finanziato se riesce a farsi finanziare. Però in questo modo noi non abbiamo una politica dei porti, abbiamo il singolo porto che si modernizza e si razionalizza. Noi li abbiamo messi in concorrenza quando in realtà dobbiamo specializzarli. Dobbiamo specializzarli, dobbiamo vedere che cosa ci mettiamo dietro, diciamo, di politiche indotte dall'esigenza, dal progetto di specializzazione. Poi, se sapete perfettamente quanto sia scollegata la viabilità con la fruizione di porti e via discorrendo. Però non c'è solo questo. Noi dobbiamo avere un modello di condizionamento delle imprese. Non è che vogliamo abolire il capitalismo, ma vogliamo ovviamente che ci sia un comportamento socialmente utile, socialmente accettabile.
sia negli investimenti, sia nei comportamenti verso il territorio, sia nei comportamenti verso le singoli, verso i lavoratori. Allora, questi vanno rappresentati in qualche modo dentro il processo decisionale delle imprese. Le imprese vanno condizionate quando ricevono elargizioni pubbliche, intanto vanno condizionate a comportamenti corretti che non devono decentrare, non, all'estero, non devono andare in paradisi fiscali, non devono fare politiche antisindacali e via discorrendo. Ma poi noi dobbiamo rivendicare che ci sia la presenza pubblica nelle grandi imprese. Dobbiamo rivendicare che, o sperimentare, diciamo, tutte le possibili indirizzi perché contino territori, imprese, corrono territori, lavoratori, anche quelli dell'indotto e tutti coloro che sono cointeressati alla decisione di impresa oltre alla proprietà, anzi, la proprietà è bene che si scinda dalla gestione delle imprese, anche questo richiede ingegneria sociale. Ovviamente, lo sviluppo maggiore del capitalismo oggi è lo sviluppo digitale. Qui forse non dico nulla perché il massimo esperto è Florio. Ma anche lì noi abbiamo una necessità che non può essere soltanto svolta dal singolo paese, ma può essere svolta dall'Unione Europea di condizionare, disciplinare, correggere, diciamo, questo indirizzo monopolistico che ha preso lo sviluppo della produzione legata in qualche modo alla digitalizzazione e riappropriarci, poi qui ne parlerà Florio, riappropriarci della conoscenza che si sviluppa essenzialmente sul piano pubblico e poi viene appropriata privatamente. Ecco, questo è un po' i temi che noi abbiamo trattato lì dentro. Io li ho espressi anche perché non mi ero preparato, dico, ma l'ho espressi un po' sinteticamente. Certamente il problema è se una visione che abbia indirizzi più o meno vicini a quello che ho espresso, poi abbia un interlocutore politico. Quello diceva prima, ci vogliono le gambe su cui camminare. Ecco, qui io farei però una piccola digressione, insomma, piccola osservazione, nel senso che le idee contano. Conta che ci sia in campo una visione, un modo di interpretare le cose, conta che la cultura politica che si stabilisce attorno a quelle idee. Quindi ci sono sempre piccoli contributi, ma piccoli contributi a creare diciamo, un modo di interpretare il mondo che fa parte poi del patrimonio culturale di uno schieramento. E questo forse non esistono i partiti, non ce l'abbiamo a disposizione. Facciamo degli sforzi, qualche sforzo fanno gli stessi partiti, vediamo più o meno, poi PD qualche correzione la sta facendo, ma però esiste una società civile ampia che si spende, che esistono movimenti femminili, esistono elaborazioni. Noi siete voi come ci siamo noi, come ci sono, io ne ho contate, diciamo, 90 di centri di elaborazione, di proposta culturale, eccetera, eccetera, poi, sicuramente per difetto. Quindi
C'è un mondo in movimento che va riunito, va ricomposto attorno anche a delle idee, perché no? Poi quello che sarà, cioè, sicuramente quello che è avvenuto è una rottura culturale, mentre prima questa c'era. Il neoliberismo poteva essere, poi potevamo considerarlo una visione egemonica dell'epoca, adesso non è più egemona, allora anche su questo bisogna lavorare. Io mi fermerei qui. Va bene, grazie Salvatore Fiasco. E intanto purtroppo c'è Pierluigi Ciocco che ha difficoltà di connessione, per cui l'audio non è Eccellenza. sufficiente, anche se il video lo vediamo e si vede anche bene, però lui si scusa per il nostro tramite, poi magari ci sarà un prossimo evento in cui potrà partecipare. Sperando che gli strumenti possano essere, insomma, funzionanti, potrà intervenire. A questo punto io passerei la parola a Domenico De Masi, in particolare nell'intervento di Salvatore Biasco, uno degli aspetti che è stato toccato è quello della ricomposizione sociale. Anche nel documento si parla molto di ricuciture del lavoro, ricuciture del reddito. Ecco, magari se ci vuole dare un suo contributo, grazie, le do la parola. Domenico De Masi. L'audio, devi attivare l'audio. Grazie a voi di questa occasione. Io ho letto proprio con grande interesse il documento, sia nella versione precedente che ho anche commentato, tra l'altro, su un giornale, e sia questa, naturalmente. E credo che sia una base di partenza straordinaria, come ricchezza di idee. Se poi lo, diciamo, inquadriamo in tutta una massa enorme di letteratura che si è ammassata in questi ultimi anni sui problemi che ci interessano, beh, credo che a questo punto noi sappiamo con una certezza quasi proprio sicuramente scientifica, ma quasi perfetta, diciamo, cosa è cambiato nella tecnologia, cosa è cambiato nella demografia, cosa è cambiato nel lavoro, cosa è cambiato nell'ambiente. Ecco, su questo c'è pochissimo più da discutere. Abbiamo dati a sufficienza, una piattaforma perfetta di dati. Non siamo come nella situazione in cui si trova il povero Marx, che era costretto a creare una rete di postale, un po' sparsi in tutta Europa e in parte dell'America, per sapere come stavano le cose. Noi abbiamo la fortuna di un approvvigionamento strepitoso di informazioni e anche di riflessioni. Questo per la situazione in cui siamo. Ma noi sappiamo moltissimo anche di che cosa cambierà nei prossimi anni. Noi abbiamo scenari molto, molto accurati su come saremo nel 2030, su come saremo nel 2050. Abbiamo proprio una disponibilità di scenari notevoli e questi scenari ci consentono di piazzare, diciamo, i desideri, l'elenco di desideri che compongono il documento, di piazzarli in una visione che passi diciamo, dalla contemplazione al che fare. Sappiamo anche che quello che c'è scritto nel documento, e il documento lo dice, è il campo di rinnovamento della sinistra. Quindi siamo anche, se stiamo per esempio discutendo
in questo momento è perché siamo tutti convinti che la sinistra abbia bisogno di rinnovamento e che il rinnovamento si può fare. Poi il documento termina pure dicendo che a tutto ciò manca il sostegno di un partito credibile. Cioè questo rammarico dell'assenza di un partito bello e pronto. Ma io credo che tanti, diciamo, grandi personaggi che hanno fatto poi anche la storia del proletariato si sono trovati in una situazione in cui mancava un partito e l'hanno fatto. Il problema nostro non è che manca un partito, è che ce ne sono troppi che in qualche modo corrodono il campo della sinistra, lo travisano, lo annacquano, un poco per furbizia, diciamo, ma soprattutto per ignoranza. Soprattutto per ignoranza. Io adesso sto scrivendo una cosa, insomma, un piccolo lavoro comparativo di come ha agito la sinistra, diciamo, negli ultimi 70-80 anni, dal dopoguerra a oggi, e di come ha agito la destra, diciamo, o la non sinistra, tutte le forze di non sinistra, e mettendo proprio in parallelo, anno per anno, che cosa succedeva, per esempio, nel mondo degli economisti liberisti, e che cosa succedeva nel mondo degli economisti marxisti o degli economisti socialdemocratici. E viene fuori uno scenario interessantissimo, interessantissimo. Anzitutto si rischia di innamorarsi immediatamente dei neoliberisti, perché hanno fatto un lavoro splendido, proprio splendido. Se uno ripercorre la storia dei marginalisti dalla fine dell'Ottocento a oggi, ma è la fine del mondo. Hanno creato circoli come il nostro, però mentre noi lo facciamo così, loro lo facevano più allegro, lo facevano nei caffè di Vienna. E mentre si riunivano loro, ogni tanto si aggiungeva a loro Freud, si aggiungeva a loro Klimt, si aggiungevano altri saperi, e tutto era nei caffè. E poi alla fine cantavano, hanno fatto perfino un libro in cui hanno raccolto tutte le canzoni che hanno creato nei caffè. E poi hanno capito che l'altro campo in cui dovevano scendere in competizione erano i salotti, e nei salotti si sono infilati, si sono intrufolati, ne hanno creato, e poi hanno capito che dovevano fare una rivista e hanno fatto questa rivista, l'hanno fatta bella, altro che, hanno fatto in modo che fosse una rivista che in poco tempo dovesse essere sulle scrivanie di tutti i maggiori economisti del mondo. E poi hanno cominciato a creare dibattito forte con i nemici, diciamo così, ma si sono incontrati con Lenin, si sono incontrati con Bakunin, si sono incontrati con il meglio della sinistra mondiale, ma non una volta, decine di volte, per uno, due, tre anni consecutivamente. E poi hanno cominciato la loro battaglia contro gli economisti tedeschi, contro l'ordoliberismo e tutto il resto. Poi hanno cominciato la loro battaglia contro Keynes. Poi è arrivato il nazismo e se ne sono andati. Ma hanno ricreato pari pari la loro scuola in Svizzera e in Inghilterra. E poi quando hanno capito che occorrevano i soldi per fare tutto questo, hanno pigliato legami strettissimi con le grandi fondazioni, con la Rockefeller Foundation, eccetera. E poi hanno capito che occorreva un'unione, un'occasione di incontro tra i cervelli più grossi che c'erano sul mercato.
E hanno creato prima la San Pellerina e poi altre due, tre grandi associazioni mondiali. La Davos attuale è erede di quella roba lì. E poi hanno capito che dovevano pigliare posizioni di comando nel campo finanziario. E allora sono diventati direttori generali dei ministeri, del tesoro, delle finanze, in due, tre, quattro, cinque, sei paesi. E poi hanno capito che avevano bisogno di Presidente della Repubblica e di Presidente del Consiglio. E hanno piazzato Reagan, e hanno piazzato la Thatcher. Hanno piazzato Draghi in Italia, che dal 91 al 2001 ha liberalizzato, ha privatizzato centinaia e centinaia di imprese. E poi è stato premiato diventando governatore, dove ha distrutto decine e decine di banche popolari, cioè ha fatto un lavoro raffinatissimo di neoliberismo, di privatizzazione spinta. E poi, quando hanno capito che dovevano fare ancora salti ulteriori, hanno fatto le loro alleanze con la scuola di Chicago. E poi, quando hanno capito che avevano bisogno di un laboratorio un poco più duttile, hanno trasformato il Cile di Pinochet in un loro laboratorio. E così di seguito potrei continuare per mezz'ora a dire cosa hanno fatto di strabiliante, perché, avendo capito che il liberalismo non era più in grado di gestire l'economia passata da industriale a post-industriale, occorreva passare da un liberalismo a un neoliberismo. Allora chiediamoci, c'è stato un'uguale fatica per passare da un marxismo a un neomarxismo? Io sono andato alla ricerca di qualcosa di esemplare sotto questo aspetto. La cosa più esemplare c'è proprio da fare, poi ci sono tanti autori, Hobsbawm, eccetera, in Inghilterra, Baran, Svizi, in America, per carità. Ma praticamente l'unica cosa che, sia pure in modo pallidissimo, può essere paragonato alla fatica che hanno fatto i marginalisti è la scuola di Francoforte. E beh, però, se andate a vedere, la scuola di Francoforte ha fatto delle cose simili. Intanto era elitario, non si sarebbe mai riuniti in un ristorante o in un bar, non avrebbe mai cantato, eccetera. Possiamo immaginare Adorno che va a sentire un concerto di Alban Berg, ma non possiamo immaginare che canta canzoni di osteria. Sono elitari, quindi non si sporcano mai le mani. Giusto Marcuse un poco l'ha fatto, ma tutti gli altri, per carità, erano elitari. E quando Adorno, direttore dell'istituto di ricerca sociale, si è trovato a scontrarsi con gli studenti, tra cui il suo migliore studente, ha chiamato la polizia, li ha fatti mettere tutti in galera, 75 studenti in una botta. Quindi siamo lontanissimi, diciamo, da chi si sporca le mani a sinistra. È un gruppo elitario, anche questo è dovuto scappare per il nazismo. Erano tutti come pari pari come i leader, i vari von Mises, von Hayek, non a caso von, cioè nobili di commercio, però di recente nobiltà commerciale. Eppure questi qua, i leader della sinistra, tutti miliardari e tutti ebrei. Interessantissimo che l'unica scuola seria di sinistra che ci sia stata negli ultimi 100 anni è stata fatta da gente ricca, ma non gente ricca come Marx o come la moglie di Marx, che era la sorella del ministro degli esteri della Germania, però da ricchi si erano fatti poverissimi. No, ma da miliardari rimasti miliardari, che quindi hanno continuato a vedere il problema del proletariato, però dai piani nobili dei palazzi, dalle cattedre nobili dell'università. E infatti poi ci hanno regalato delle splendide
analisi della società di massa, splendide analisi del post-illuminismo, ma non credo che ci siano di aiuto. A me, perlomeno, nessuno dei libri, né la dialettica dell'illuminismo, né Fuga dalla libertà di Fromm, mi hanno interessato molto di più i libri di Benjamin sulla fotografia o sul cinema che non quelli di Horkheimer sulla ideologia di sinistra. E poi molti di questi, lo stesso Horkheimer, sono finiti in modo squallido, si sono dati a una sorta di misticismo finale, se la faceva con dei santoni, insomma, una cosa inaudita, inaudita. Allora, a questo punto, il problema nostro è che mi pare che non abbiamo più da approfondire il documento che avete fatto, perché è un lavoro splendido. Il problema è come si traspone questo documento in prassi. E su questo non vi siete, non c'è manco un rigo su questo. E quindi secondo me questo è il problema, perché come si fa? Allora, i neoliberisti hanno scoperto come si fa. Si fa così, i ricchi fanno le rivoluzioni e i poveri debbono fare le riforme. Questa è stata una furbata inaudita. I ricchi fanno rivoluzioni, le rivoluzioni non sono sempre cruente, cioè la gente muore, i poveracci muoiono molti anni prima dei ricchi, muoiono negli incidenti di lavoro, eccetera. Però quella è una cosa nascosta, non ce ne accorgiamo neppure. Loro le grandi rivoluzioni le fanno con le tecnologie. È un giorno rivoluzionario, il 9 gennaio del 2007, quando Steve Jobs presenta lo start phone. Quello sì che è una grande rivoluzione che fa fuori di botto milioni di lavoratori. Milioni di lavoratori fatti fuori da questo cosino qua. E inaudito, questa è rivoluzione. Mentre noi parlavamo delle riforme e facevamo i gruppi di lavoro, non so se è chiaro. Questi vanno forte. Questi con l'intelligenza artificiale non ci sono 10 persone di sinistra che sanno bene che cavolo è l'intelligenza artificiale. Porca miseria, nella destra se ne trovano tanti. È sbalorditivo come chi si pone dalla parte dei ricchi sa cosa deve sapere in anticipo rispetto agli altri. E lo sa. Per cui il problema, secondo me, è almeno questo è il desiderio, il bisogno proprio che io sento, è di confrontarmi su come fare. Vabbè, è chiaro dire, purtroppo ci manca il sostegno di un partito politico. Beh, come si fa un partito? Vi pare se la fine del manifesto del Partito Comunista, invece di finire con proletari di tutto il mondo, unitevi, finisse con purtroppo ci manca il sostegno di un partito politico? No, ma io credo che veramente la strada sarebbe stata. Quindi noi dobbiamo finire con qualcosa che somiglia a quello. Non a que cioè, l'intelligenza, siete un gruppo di un'intelligenza straordinaria. Quando ho letto tutti i nomi, dico, porca miseria, questa è un'occasione unica, straordinaria. Ma il problema è come trasporre tutto quello in modo che il verbo si faccia carne, con le riforme, con la radicalità. Che radicalità? E fino a che punto radicalità? Con la rivoluzione, sta parola che non si dice più, non la dice più nessuno, non si dice più proletariato, non si dice più classe, non si dice più rivoluzione. Tutte le parole che hanno fatto la sinistra in 200 anni non si dicono più. E se si deve fare la rivoluzione, quale rivoluzione? Impariamo dai neoliberisti, che non solo hanno fatto la rivoluzione, ma l'hanno stravinta. L'hanno vinta in tutto l'Occidente e ora la stanno vincendo perfino in Cina. La fine del mondo. Se io penso che questa quindicina di personaggi che intanto si sono beccati 8 premi Nobel,
E poi si sono beccati i posti di comando di tutti i paesi importanti dell'Occidente. Quindi io credo che dovremmo mettere la nostra intelligenza al servizio di, dato tutto questo, ora dunque che si fa? Perché tutto il resto lo sappiamo. Per esempio, il bellissimo intervento che ho sentito prima è interessante, però è un ennesimo elenco di cose che sappiamo. Di che cosa ci serve, di che cosa vorremmo. Sono pulsioni, diciamo così, che Eric Fromm chiamerebbe di amori smarriti. E noi dobbiamo, se siamo intelligenti, dobbiamo mettere nero su bianco che cosa si deve fare, perché tutto questo il verbo diventi carne. Bene. Grazie Domenico De Masi per il contributo e anche le provocazioni che io girerei subito a Massimo Florio, a cui chiedo di intervenire. Prego. Grazie, ma no, non credo di essere la persona più adatta a risolvere il problema di fondo dell'assenza di un partito. Insomma, lasciarei che su questo o Tocci o Biasco. Io così non mi devi dare un'ora, se no me ne vado. Prego. Prego, c'era un audio aperto. Ok. Agostino, chiudi. C'era un audio aperto. Bene. No, allora, dicevo, sul problema del fatto che servirebbe un partito per dare gambe alle cose che sono scritte in quel documento, io non ho dubbi che servirebbe un partito. E trovo abbastanza stupefacente che attorno a questo problema, in fondo, si giri intorno da molti anni. Ho la sensazione, per quello che diceva Salvatore Biasco, che però bisognerebbe anche un po' intendersi un partito un po' più precisamente per fare che cosa, e per come farlo. Vorrei fare due o tre esempi, prendendo spunto dalle cose di cui mi sono occupato in questi anni e che ho anche cercato di raccontare nel libro che così gentilmente Salvatore ha ricordato all'inizio, prima. Voglio proprio dare degli esempi concreti, in un certo senso anche in una chiave ottimistica, per dire che certe cose sono alla portata di uno scontro fra sinistra e destra. Allora, cominciamo per esempio con la questione della pandemia e di che cosa la pandemia ci dice dal punto di vista dei processi produttivi e della conoscenza, perché anche su questo sono d'accordo con Salvatore, no? Una sinistra che dimentichi la lezione di Marx, che si parte da lì, si parte dall'analisi dei processi produttivi per capire come incidere, no? Cioè, una sinistra che parli soltanto, adesso banalizzo un po', ma una sinistra che parli soltanto di diritti e di identità e si dimentichi i processi produttivi, secondo me, è una variante del liberalismo classico, insomma, non è la stessa cosa di ciò che nella tradizione europea e non solo europea ha a che fare con il socialismo, la democrazia o con radici precedenti. Allora, come si può incidere sulla dislocazione delle forze produttive in questo momento? Ho apprezzato molto spiritosa presentazione fatta da De Masi, ma alla fine non è soltanto umoristica quella di Hayek e del suo gruppo, no? Ci dice una cosa, io credo, cioè ci dice che in fondo quelli lì avevano anche delle idee abbastanza chiare.
Quando poi la congiuntura politica ha consentito a queste idee di trasformarsi in legislazione e in politica, vedi governo Thatcher e privatizzazioni della Thatcher, ma cosa ne sapeva la signora Thatcher delle privatizzazioni prima che i suoi consulenti, i suoi advisors che venivano dalla storia dell'Institute of Economic Affairs, che a sua volta veniva proprio da quella storia di Hayek, le dicessero: guarda, abbiamo una bella idea, prendiamo il sistema elettrico e lo mettiamo in borsa, prendiamo il sistema delle ferrovie e lo mettiamo in borsa, prendiamo gli acquedotti, i porti, gli aeroporti, eccetera, eccetera. Lei è stata a sentire, era una brava politica, ha tradotto quelle idee in politica. Quindi servono le due cose, cioè serve il partito e serve però, anche alcune idee chiare su alcune cose che si possano fare. Poi, in fondo, voglio dire, visto che De Masi ha citato il manifesto, ma in quel manifesto, oltre a proletari, c'è anche il programma minimo, cioè si dice anche istruzione per tutti, cioè c'è un sacco di ciò che poi è diventata la socialdemocrazia, il socialismo democratico. È un elenchetto, Certo. ma è un elenchetto che è molto servito a costruire poi i partiti dell'internazionale. Perché va bene, allora vorrei fare alcuni esempi molto concreti partendo dalla pandemia. Allora, che cosa si poteva fare di diverso e che cosa tuttora si potrebbe fare e che cosa potrebbe essere una bandiera della sinistra? Allora, noi abbiamo capito bene che il sistema dell'industria farmaceutica si è costruito una propria dimensione fortemente condizionante della politica dei governi. Nel caso degli Stati Uniti, così condizionante fino a pochi mesi fa, da determinare una situazione per cui 18 miliardi di dollari venivano stanziati nel giro di poche settimane per le imprese private, in cui tutta la conoscenza pregressa accumulata nel centro per le vaccinazioni del National Institutes of Health, quindi sostanzialmente dell'organismo di ricerca del Ministero della Salute, veniva messa a disposizione praticamente gratuitamente, con licenze sulle domande di brevetto che sono state trasferite a Moderna da una parte, a BioNTech e a almeno una decina di altre società, è riuscita ad ottenere che nei contratti relativi a questi finanziamenti sulla ricerca sui vaccini non ci fosse la clausola che non era vietato mettere su, primo, il prezzo, secondo, la produzione, terzo, la distribuzione anche in paesi terzi, quarto, la condivisione della proprietà intellettuale e del trasferimento tecnologico. Ora, il paradosso attuale è che Biden, che non credo che sia una persona di sinistra, Biden ha proposto la sospensione dei brevetti sui vaccini, allineandosi con Sudafrica, India e altri quasi 100 paesi che al WTO hanno proposto questo. Ma la cosa più importante di tutte, che è un po' anche sfuggito perché è lievemente tecnica, National Institute of Health, cioè l'istituto di Fauci, ha depositato il brevetto chiave che sta dentro il vaccino Moderna e alcune settimane fa ha detto che ritiene di essere comproprietaria per conto del governo degli Stati Uniti del vaccino Moderna e che è pronta a fare causa se questo non viene riconosciuto. Questo perché Moderna ha depositato le sue domande di brevetti senza citare i National Institutes of Health. Allora, di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando del fatto che i National Institutes of Health sono una roba da 41 miliardi di dollari all'anno di bilancio. Solo la parte di ricerca intramurale, interna, vale 4 miliardi, 4-5 miliardi di dollari,
ed è la prima, virgolette, impresa pubblica di ricerca del mondo. Allora, cosa deve fare la sinistra in una situazione di questo genere per incidere sui rapporti produttivi? Deve dire mai più. Non succeda mai più che la ricerca pubblica, che ci salva la vita, come in questo caso, nel caso dei vaccini, finisca dentro, per esempio, il vaccino Moderna a $25 a dose, costo marginale di produzione stimato da Oxfam e Imperial College in uno studio, perché i costi di produzione sono stati segretati, ma costo marginale della dose iniettata nel nostro braccio, $1.50. Insomma, voi capite che se questa roba non diventa una bandiera, cioè il dire non è possibile che i grandi oligopoli farmaceutici si impossessino della ricerca pubblica e poi facciano quello che gli pare con le sorti della salute del pianeta. Se non facciamo questo, non abbiamo fatto nulla. Ora, la situazione è che la Commissione europea è in questo momento di traverso rispetto alla proposta Biden. La Commissione europea esprime governi dentro cui ci sono anche partiti socialdemocratici, come ad esempio quello tedesco. Quindi, questo è un esempio molto concreto in cui dico, lo dico ottimisticamente, quello che si potrebbe fare è dire facciamo in Europa un National Institute of Health, furbo però, cioè che rovesci il rapporto tra ricerca pubblica, ricerca e ricerca privata. Faccio un secondo esempio concreto che riguarda la questione dell'economia digitale. Ma insomma, io vedo che nel recovery plan ci sono accenni a fare un cloud italiano, ma sono cose di un dilettantismo assurdo. Cioè, allora, in questo momento il mercato dei cloud, cioè sostanzialmente di dove vanno a finire tutti i dati che vengono prodotti nel mondo, o almeno tutti i dati economicamente e amministrativamente sfruttabili nel mondo, sono ospitati in 5, 6, 7, se consideriamo anche quelli cinesi, cloud del mondo. Amazon non porta soltanto pacchetti, ha il 40% del mercato, mi pare circa il 40% del mercato dei cloud. Allora, pensare di fare le nuvolette italiane in cui mettiamo i dati degli ospedali, i dati dell'amministrazione, i dati della ricerca scientifica, i dati personali, eccetera, è risibile. Bisogna fare, per confrontarsi con le tech giants, bisogna fare una piattaforma pubblica europea di gestione tecnico-scientifica e di governance dei dati nell'interesse pubblico. Questa è una bandiera, credo, potrebbe essere assolutamente una bandiera che incide nelle forze produttive, perché il giorno dopo che esistesse una cosa di questo genere, beh, si tratta con l'oligopolio delle tech giants su basi completamente diverse. È fattibile? Ma è assolutamente fattibile. Considerate che il bilancio dell'Agenzia Spaziale Europea è di circa 7 miliardi di dollari, di euro all'anno. È un bilancio di tutto rispetto. L'Agenzia Spaziale Europea è una forma nuova di impresa pubblica, perché è una cosa in cui imprese private, eccetera, ricercatori di tutta Europa e anche da fuori dell'Europa collaborano tutti assieme per mandare nello spazio, per esempio, i satelliti di telecomunicazione, i satelliti di osservazione della Terra, i satelliti meteorologici, eccetera. È un'impresa, ai suoi missili, al suo personale. Costa 7 miliardi e mezzo, ma la politica agricola comunitaria dei prossimi 7 anni costa 360 miliardi di euro. Cioè, l'Europa sta finanziando l'archeologia di un'economia che non esiste più,
E tutto questo avviene con partiti anche di sinistra che difendono pezzetti letteralmente di orticelli, proprio orticelli nel senso delle patate, nel senso dei cavoli, eccetera. Quindi io penso che queste cose sono, come dire, tecnologicamente, socialmente, politicamente mature e si tratta di avere uno scontro su questo. Cioè, la Commissione europea e i partiti del Partito Socialista Europeo dovrebbero essere chiamati a rendere conto e ragione di perché in Europa siamo a destra di Biden sulla questione dei brevetti dei farmaci, su perché prendiamo i soldi del PNRR e li buttiamo nel fare infrastrutture tecnologiche e digitale a scala del singolo paese, no? In Lituania, in Bulgaria e nella regione Basilicata e non capiamo com'è la dislocazione delle forze produttive dell'oligopolio in questo momento. Secondo me si può fare. Grazie. Sì, grazie Massimo Florio per il tuo contributo. Adesso chiedo di intervenire a Agostino Megale, segretario nazionale CGIL, se vuole dare un suo contributo anche rispetto a una delle questioni che sono state sempre denunciate dal sindacato negli ultimi anni, ovvero che ci sono state delle drastiche riduzioni a livello, diciamo, di retribuzione. E tra l'altro è stata sempre messa in primo piano la questione dell'investimento e della crescita e in sinergia anche con l'innovazione tecnologica, ma purtroppo questo è un aspetto che ad oggi non sembra ancora compiuto. Quindi chiedo a Agostino Megale di intervenire e dare il suo contributo. Grazie. Devi attivare l'audio. Perfetto. Attivato? Sì, perfetto. Dicevo, ho avuto modo vedere il documento non solo tra ieri e oggi, ma insomma anche nelle discussioni precedenti, come quello alla Casa della Cultura. Tra l'altro, volevo portarvi i saluti di Maurizio Landini che ci teneva ad esserci, ma diciamo siamo in una fase abbastanza concitata dell'iniziativa sindacale, ivi compreso il fatto che si stanno organizzando manifestazioni in tutto il paese per sabato proprio sulle questioni tra legge di stabilità e PNRR. Però intanto un apprezzamento al documento, all'elaborazione, che, come diceva prima anche il professor De Masi, non solo è un documento compiuto, ma rimette in fila problemi e analisi che nel corso di quest'ultimo ventennio, non solo negli ultimi anni, abbiamo dovuto affrontare a partire da quello che possiamo considerare, almeno per noi, per me, il tema centrale, e cioè che è difficile immaginare l'esistenza di una sinistra in Italia e in Europa, oserei dire nel mondo, se questa sinistra non ha la capacità di rappresentare, di saper ascoltare, di saper dare una risposta ai problemi delle persone che storicamente hanno visto nella sinistra un punto di riferimento. E non è indifferente non solo il tema di dove sono andati sul piano politico ed elettorale gli operai e le operaie in Italia, ma diciamo le fratture che abbiamo anche attraversato
nel corso dell'ultimo decennio indubbiamente hanno prodotto un allontanamento di una parte importante del mondo del lavoro da quella che continuo a considerare una sinistra riformista presente a partire dal Partito Democratico e dalle diverse vicende che in questi anni abbiamo vissuto. Una rottura che è stata politica, penso alle vicende del Job Act, una rottura che è stata sentimentale nel rapporto tra politica e corpi intermedi. Per questa ragione penso che quando si parla in relazione a dove va l'Italia, a dove va l'Europa, al PNRR, della necessità di una visione, beh, è difficile immaginare di costruire una visione se questa visione non è accompagnata dalla riproposizione di un pensiero politico e ideale, perché c'è bisogno di un ritorno ad ideali fatto anche di sogni e speranze che abbiano la capacità di risolvere problemi concreti per poter dare un futuro e una prospettiva. E per questa ragione penso che se dobbiamo fare una considerazione a questo proposito, è inevitabile valutare che nel corso dell'ultimo ventennio sono indubbiamente proliferati centri studi, fondazioni, associazioni. Io stesso, quando ero presidente dell'IRES, l'Istituto di Ricerca della CGIL, e poi in segreteria confederale, proprio con Alfredo Reichlin avevamo gli appuntamenti del mercoledì, parlo degli anni del 2006, 2007, fino al 2010, dove ci ponevamo allora il problema del perché non si riusciva a dare una rappresentanza politica efficace al lavoro, sia guardando le linee, le strategie, i problemi che si affrontavano, ma sia guardando anche una rappresentanza parlamentare in cui la stessa rappresentanza del lavoro, cosiddetta operaia di un tempo, era talmente marginale fino a essere inesistente e fino a essere in parte sostituita da una destra leghista, populista, ma che, diciamo, in tutto il Nord, da 25 anni, è indubbiamente un punto di riferimento di quella parte del paese e del lavoro che è tra le più avanzate, che è quella che ha lo sguardo diretto sull'Europa e che noi non siamo riusciti a intercettare. E da qui l'idea, le riflessioni che anche come CGIL svolgiamo da più di 25 anni. Io stesso, proprio in rapporto a questo tema, come riportare il lavoro in una sinistra da ricostruire e nel dare voce e rappresentanza, insomma, avevo immaginato sin dal 2003 la realizzazione dell'osservatorio sul voto dei lavoratori dipendenti. E il divario che abbiamo potuto realizzare e vedere nel corso del tempo ha un presupposto, e questo presupposto è un allontanamento dai problemi reali del mondo del lavoro, e questi problemi reali si chiamano e sono ben analizzati anche nel documento elaborato. Si chiamano un mondo del lavoro impoverito. L'ultimo libro che ho pubblicato nel 2017, Poveri Salari, è l'ultimo di una serie
iniziato nel 2002, e che mette in evidenza come la condizione salariale dei lavoratori dipendenti, per non parlare dei precari, o per non parlare dei 3,5 milioni di lavoratori in nero, non solo conferma quella frantumazione del mondo del lavoro, ma insomma dà un'evidenza per il quale 10 milioni di persone che lavorano, che guadagnano meno di 1.000 euro e dove i salari sono fermi al 1999, cioè praticamente una condizione di un lavoro povero e sempre più povero, ci dicono, parafrasando il cosiddetto bla bla che usa Greta Thunberg quando fa riferimento al rapporto tra politica e ambiente, che non è più tempo di immaginare chissà quali analisi anche corpose, se non si ha la capacità di azioni radicali, e queste azioni radicali possano riconquistare le persone ad una fiducia che si è persa nel tempo. Cioè, la dinamica dei salari, letta in rapporto alla dinamica del voto del mondo del lavoro, è letta in rapporto alla condizione di impoverimento complessivo che si è generato nel paese, beh, è evidente che ci pone un problema grande come una casa, e cioè quello che non solo il sindacato, pur svolgendo il suo mestiere, magari dal mio punto di vista svolgendolo anche efficacemente, da solo e senza un rapporto con una politica capace di rappresentare efficacemente i problemi del lavoro, le questioni si fermano alla soglia di un'azione sindacale che non può dare risposta alle grandi tematiche che il mondo del lavoro richiede. È per questa ragione che penso che da un lato, anche alle domande che approfondendo i temi ci poniamo sul che fare, sul come agire, perché non è né la prima volta né diciamo la prima occasione in cui ci rimettiamo a discutere del problema. In fondo, se vediamo la trasformazione della politica a sinistra dal 1989 ad oggi, non è che ci sono mancate la capacità di costruire qualcosa di nuovo, ad un certo punto immaginare una contaminazione tra forze diverse, ma anche la capacità di valutare come queste operazioni, molto spesso realizzate a freddo, hanno poi prodotto ulteriori separazioni, scissioni, divisioni, e forse, come diceva Gramsci, a fronte di problemi che si pongono a sinistra, il più delle volte si fa l'operazione di andarsene che non quello di provare a ricostruire quello che effettivamente serve. E in fondo è il che fare che si poneva poc'anzi, che non ha certo il sapore leninista antico, ma che indubbiamente ci dice che dobbiamo essere capaci di attrezzare non solo una proposta politica, un pensiero politico, una capacità di immaginare sui tanti problemi che la società ci pone, dal cambiamento climatico al cambiamento digitale, alla condizione di povertà, al tema degli immigrati, al tema dei diritti e delle tutele di un lavoro frammentato. Ecco, quando ho visto per esempio il capitolo di ricucire il lavoro, immaginando la sua ricomposizione a fronte di una frantumazione, beh, indubbiamente non solo sul piano sindacale ma anche sul piano politico dobbiamo avere la consapevolezza che destrutturato lo statuto dei lavoratori, legge 300 del 1970, venuti meno alcuni diritti. Sì, noi come CGIL abbiamo lanciato
la Carta Universale dei Diritti. Abbiamo raccolto 5 milioni di firme, ma possiamo anche registrare che è rimasta, pur con una grande iniziativa di massa, sostanzialmente lettera morta nel Parlamento. Perché questo accade? Perché si ripropone il tema del rapporto tra azione sociale e politica, tra sindacato e partito, tra sindacati e partiti. Perché forse non dobbiamo più ragionare nella visione di un tempo in cui ognuno di noi ha potuto vivere l'esperienza anche con grandi partiti di massa come il Partito Comunista e non solo, ma che oggi, in un mondo che si sta ridisegnando, ci ripropongono il bisogno di un'idea socialdemocratica moderna e in cui in questa modernità si sappia rispondere dal problema degli immigrati con un nuovo ordine al problema del cambiamento climatico con una riconversione da gestire e non solo da subire e con una politica del lavoro al cui centro per ricomporre il lavoro bisogna che noi abbiamo la capacità di rimettere al centro un grande piano per la questione e il lavoro giovanile fatto di salari dignitosi. Non possono vivere fino a 20-35 anni a carico di mamma e papà, non possono avere una prospettiva in una condizione in cui devono usufruire della pensione del nonno molto spesso per poter reggere nella costruzione di una famiglia e non possono vivere in una condizione in cui la povertà ha raggiunto una soglia di oltre 5 milioni di persone. E meno male che, pur avendolo vissuto inizialmente con qualche criticità e pur con qualche limite, meno male che un reddito di cittadinanza ha preso corpo e ad un certo punto vi è stata anche la capacità di dare risposte a bisogni concreti. In fondo, tutti i 18 mesi della pandemia non è che ci dicono solo che c'è un bisogno di un'azione pubblica dello Stato e degli Stati a livello nazionale, a livello sovranazionale, a partire dalla sanità, pubblico e meglio, ma ci dice anche che l'assenza di un pensiero di sinistra globale non è capace di dare una risposta a quegli oltre 2 miliardi di persone in cui il vaccino ha raggiunto l'1% delle persone. E che mondo di sinistra possiamo immaginare se siamo capaci di guardare con limiti all'orticello di casa nostra, ma non riusciamo a vedere i bisogni, le prospettive di un mondo che chiede invece un'azione globale? E questa azione globale ha tante implicazioni, non siamo in grado di affrontarli qui, dal rapporto tra Cina e Stati Uniti, al Fondo Monetario Internazionale, alla Banca Mondiale, ma indubbiamente quel che si capisce è che c'è bisogno di un pensiero sovranazionale e che anche l'Europa in queste dimensioni è stretta per affrontare come si dovrebbero affrontare problemi di questa natura. Per questa ragione io dico semplicemente che una grande questione salariale e una grande questione di un lavoro dignitoso per le nuove generazioni sono il fulcro di un impianto politico e strategico in cui, se vuoi dare una speranza per un futuro, devi innanzitutto fare in modo che i tuoi figli, i giovani del tuo paese, non siano costretti ad emigrare. Devi fare in modo che non siano costretti a lavorare in nero, metà pagati con buste paga e metà invece invisibili. E questa dimensione, se mettiamo assieme i 3 milioni e mezzo di lavoratori in nero, i 2 milioni di lavoratori in partite IVA, i lavoratori sotto i 1.000 euro di cui parlavo prima, è una condizione rilevante. E paradossalmente si presenta un dato che i più tutelati in una situazione di crisi e di difficoltà come quella che abbiamo attraversato sono stati coloro, prima ancora di quelli che hanno un reddito come lavoratori pubblici, gli stessi pensionati che pur in condizioni
di pensioni non sempre sufficienti, però un reddito certo e sicuro. Ecco, rimettere al centro il lavoro e rimetterlo al centro sul piano politico e sul piano organizzativo. Per esempio, non si può immaginare che esista anche la costruzione di un progetto che guarda ad una coalizione di centrosinistra, di sinistra riformista, di sinistra di governo, se non si immagina un rapporto costante con i corpi intermedi, con i corpi sociali. Ma è possibile poter valutare oggi che non esiste un luogo in cui consulte del lavoro, assemblee di operai e partite IVA insieme, lavoratori dipendenti e lavoratori precari, trovino un punto di riferimento in cui poter esprimere delle situazioni, poter avere un luogo in cui ritrovarsi. Si parlava di come si costruisce l'iniziativa politica in tempi passati e non solo tempi antichi, lo facevamo anche noi negli anni 70, di vivere la politica come una missione, una bella politica, e di costruirla la sera in tutti i luoghi in cui potevamo. Ma oggi questa condizione non c'è. E non c'è perché quando va a votare non più del 50% delle persone, vuol dire che lì hai un vulnus democratico, e questo vulnus lo affronti se cominci a riconquistare un rapporto con le persone che vuoi rappresentare, dicendo magari una cosa in meno, ma quello che dici lo devi fare. E devi immaginare di saper affrontare il tema della politica industriale. Insomma, negli anni 76-77, io arrivo da Milano a Roma in Segreteria Nazionale dei Tessili, con Luciano Barca ragioniamo dei piani di settore. L'ultimo esempio di politica industriale è Bersani 2015. Ma è possibile che nello sconvolgimento epocale che dobbiamo attraversare non riusciamo a rimettere in piedi non le idee che sono ben scritte anche nel testo che stiamo discutendo, ma nell'azione politica che dobbiamo costruire con le forze che dovrebbero rappresentare il mondo del lavoro e un'idea anche di sinistra. Per questa ragione penso che da un lato, per esempio, tutto il tema della finanza e della finanza sostenibile, a partire da un raffronto con un PNR che ragiona su 235 miliardi e depositi presenti nei conti e nel risparmio gestito per oltre 2.200 miliardi nel nostro paese, come si fa a non immaginare una spinta affinché si produca un confronto, un'azione coordinata, un'idea di politica di sviluppo capace di mettere assieme investimenti pubblici, ma anche linee guida per i privati. E queste linee guida che devono essere orientate alla sostenibilità, devono essere orientate a una buona occupazione per i giovani, devono essere orientate a dare salari dignitosi e non salari per i quali non riesci a costruirti una prospettiva. Ecco, tutto questo mi porta a dire che non solo come CGIL abbiamo un interesse grandissimo affinché il tema del lavoro e della sua rappresentanza politica a sinistra e nel centro-sinistra trovi uno spazio e una possibilità di azione. Ma penso che anche questi elementi di riflessione dovrebbero portarci a un certo punto a vedere, a valutare se non è possibile, praticabile un'idea che magari anche guardando ad un futuro non lontanissimo, dipenderà da come vanno le prossime vicende politiche, però si abbia a un certo punto la possibilità di mettere insieme tutti i luoghi di studio e di pensiero che orbitano nel nostro campo. Ha ragione Biasco, sono circa 90, forse di più, tutti coloro che sul piano sociale, economico, politico, culturale studiano il problema.
al netto di quelle fondazioni nate per dare corpo e respiro a qualche ex segretario di partito, indubbiamente c'è un mondo vastissimo in cui operare. Beh, proviamo a immaginare che a un certo punto si possa costruire con un lavoro da fare, anche con una base di un documento come quello elaborato, una sorta di appuntamento in cui si chiama a raccolta tutti i luoghi del pensiero e si chiama a discutere le forze politiche in campo, perché diciamoci la verità, se ogni volta che ci riproponiamo la questione il tema è rifacciamoci un partito, e scopriamo qualche anno dopo che di partiti ce ne sono fin troppi, come è stato detto. E allora dobbiamo ragionare cogliendo anche le novità introdotte in quest'ultima fase, non sufficienti nel Partito Democratico, nello stesso Movimento 5 Stelle, in un'idea di coalizione da ricostruire, in cui però i luoghi dello studio, del pensiero, come anche l'associazione Alfredo Reich, con cui stiamo discutendo questa sera, possano chiamare ad un impegno e ad una risposta. Io sono uno di quelli che pensa, e concludo, che noi dobbiamo preparare questa ricostruzione. Non si improvvisa e non c'è una traduzione automatica tra il pensiero, un'analisi e l'organizzazione per poi farla decollare. Servono le persone e i soggetti che ci lavorano e serve avere un'idea in cui costruirla. E questa idea è offrire idee e spunti programmatici a una coalizione che va costruita, di cui rivendico il sindacato nella sua autonomia, deve essere interlocutore di pari dignità, rappresentando il lavoro e non volendo sostituirsi a un partito alla sinistra, ma avendo la voglia di contribuire a ricostruire questo campo. Perché questo campo è il nostro campo e senza, ripeto, un approdo che veda una politica più alta, ci è difficile anche poter portare a compimento obiettivi sindacali che per noi mettono al primo punto quello che chiamavo la condizione di superamento della precarietà e un lavoro stabile e dignitoso e anche salari adeguati, con tutte le misure di cui anche si parla nel documento, a partire dalla riforma del fisco, di cui non c'è tempo per approfondirla, però insisto, il tema è al centro la rappresentanza politica del lavoro. Capire bene perché nelle piazze si risponde prima ai diritti civili o al disegno di legge Zan e con difficoltà a un supporto a un mondo del lavoro che si batte contro la precarietà. Rimettere centralità, ovviamente non la si inventa e non la si improvvisa, serve un'azione e un lavoro e servono degli obiettivi giusti e realizzabili, perché, ripeto, abbiamo il compito di dare risposte, risposte concrete a coloro che hanno voglia di ascoltare una voce di sinistra e una voce che si traduca anche in un riformismo di governo. Grazie, professor Magale. Adesso Leonardo Palmisano non è collegato. Allora, a questo punto passerei la parola a Walter Tocci, se è in linea. Vedo che c'è l'audio disattivato. Ah, ecco. Adesso... Eccomi qua. Perfetto. Allora, le do la parola. Grazie. Grazie, grazie. Ma grazie innanzitutto per l'invito. Il Centro Studi Alfredo Reichlin, a mio avviso, è il luogo migliore per discutere il nostro documento. Grazie. Perché il nostro documento cerca di rispondere a un tipico problema reichliniano, la funzione reale di un partito di sinistra, no? Io ricordo che, soprattutto con noi giovani, quando eravamo giovani, Alfredo insisteva sempre su questo punto,
che poi era una sua interpretazione di Togliatti. Cioè, quali sono i caratteri che il partito di sinistra imprime nella trasformazione del paese? Che cosa ci mette di suo, insomma, nel cambiamento della società? Ecco, la funzione reale, quindi, che va anche al di là dell'ideologia del partito. E si esplica anche nelle sconfitte, perché se è una funzione reale, comunque produce, anche indirettamente, un cambiamento. E allora così, quando ho ricevuto l'invito, ho avuto un po' di nostalgia, no? Ho immaginato così che noi, autori, con la testa Salvatore Biasco, che è stato il grande animatore di questo gruppo, andiamo a trovare Alfredo per discutere le bozze del documento. E così mi sono immaginato Alfredo che discute di questo documento e ci rivolge le sue critiche con quella eleganza, con quella passione, con quella intelligenza che tutti ricordiamo. Probabilmente dopo questo incontro con Alfredo, chissà, Salvatore, forse avremmo riscritto tante parti del documento, sicuramente sarebbe stato un contributo prezioso. Questo solo per dire che ci manca tanto Alfredo, ci manca soprattutto quel suo indomabile spirito critico e autocritico. Ma la funzione reale, quindi, dicevo, di un immaginario partito socialdemocratico, poi vedremo anche sulla base della sollecitazione di Mimmo De Masi se questo immaginario si possa poi concretizzare o in un partito del tutto nuovo oppure in un cambiamento radicale dei partiti esistenti. Questa è una discussione aperta, insomma, probabilmente anche al nostro interno ci sono ipotesi diverse, insomma, ecco. E noi abbiamo cercato comunque di definirla questa funzione reale individuando delle politiche concrete e anche per questo entrando molto in dettaglio un documento che si occupa molto anche di policies, proprio nel tentativo di configurare, di definire bene questa funzione reale, insomma. Da certi punti di vista c'è quasi una sfrontatezza nel riproporre questa funzione reale di un partito del socialismo europeo, no? A dispetto delle sconfitte subite in tutta Europa negli ultimi anni, anche se la inaspettata ripresa della SPD fa sperare in un'inversione di tendenza. Ma soprattutto sfrontatezza rispetto alla fluviale letteratura che in questi anni ha decretato il superamento di quel modello, troppo legato alla società fordista, alla politica novecentesca. Ma insomma, in questa sfrontatezza c'è una provocatoria inattualità. Ciò che appare inattuale al conformismo rivela in realtà un'attualità della critica di un possibile punto di vista socialdemocratico. Da questo punto di vista la suggestiva ricostruzione che faceva prima Mimmo dimostra come i grandi neoliberali hanno avuto questa capacità di essere inattuali, no, per un lungo tempo. Certo, noi siamo piccola cosa, però l'atteggiamento inattuale può avere, diciamo così, una sua funzione. E quindi inattuale nel senso anche di ritrovare, diciamo così, un significato, quindi, di questa parola riformismo, questa parola raminga che nel suo peregrinare ha capovolto il significato. Nel lessico socialdemocratico ha significato adeguare il capitalismo alla società e oggi purtroppo significa adeguare la società al capitalismo. Ora quindi che fare? Ma insomma noi, su questo forse Mimmo è rimasto deluso, abbiamo collocato questa funzione reale sulle spalle del PD. Quando scrivevamo questo documento era proprio in quelle settimane di transizione dal governo Conte al governo Draghi e così abbiamo immaginato che
che il PD, essendo stato sconfitto nell'alleanza con il Movimento 5 Stelle, pensavamo che potesse essere più libero e più coraggioso nella nuova intesa di larghe alleanze, perché veniva sgravato dal compito difensivo di baluardo contro la destra, che aveva legittimato in sostanza il Conte II, e quindi poteva passare in un certo senso all'attacco, dedicando tutte le sue energie, diciamo, a una nuova visione del paese, proprio utilizzando l'ala protettiva del governo Draghi, che smontava il pericolo della destra in essenza. Cioè pensavamo, insomma, che il PD, liberato da questa sorta di compito del catecon, potesse volare nell'escaton con un progetto per l'Italia del futuro. Ma, come dire, la nostra previsione si è realizzata a metà. Da una parte è vero, ed era magari inaspettato, che il PD ha avuto maggiore fortuna, anche elettorale, nell'ambito dell'alleanza con Draghi. Ma non per il coraggio del progetto, e bensì proprio per il contrario, per la mancanza di un progetto del paese. Il successo del PD quindi è apparentemente paradossale. Essendo un partito vuoto, esprime al meglio il vuoto della politica che caratterizza il nostro tempo. E non a caso questa regola vale anche al contrario. I partiti di destra, che certo non avevano dei progetti, ma almeno avevano dei messaggi forti, non a caso si trovano più in difficoltà nel vuoto della politica, no? Salvini è lacerato tra opposizione e governo, e la Meloni è risucchiata dalle connivenze con il neofascismo. Ora c'è chi spera che questo vuoto della politica venga surrogato dal prestigio del capo del governo. E certamente questo in parte è vero, perché mai come oggi il paese è stato rappresentato con tanta autorevolezza a livello internazionale, e questa è un'ottima cosa. E tale autorevolezza, insomma, che piaccia o no, costituisce pur sempre un'energia politica che potrebbe innescare il cambiamento. Ecco, ascoltando Florio, un bellissimo intervento che ci ha regalato, insomma, no? Ecco, viene fuori subito un'occasione per mettere a frutto questa energia politica, insomma, no? Draghi che si spende in Europa per allineare l'Unione Europea sulla posizione di Biden sui brevetti. E se non lo fa di spontanea iniziativa, sarebbe importante che lo facessero i parlamentari di sinistra, i parlamentari 5 Stelle. Forse, Salvatore, noi che abbiamo scritto il documento potremmo fare un passo avanti, cioè promuovere insieme a tante altre persone una lettera aperta ai parlamentari, perché chiedano a Draghi di usare tutta la sua autorevolezza in Europa per modificare questa posizione. Ecco, c'è questa discrasia quindi tra la forza straordinaria del Premier e invece il carattere ordinario dell'agenda di governo. No? In fondo, se noi guardiamo l'agenda anche di queste settimane, di questi mesi, si affrontano sempre gli stessi argomenti, le stesse legislazioni, insomma, le pensioni, il cuneo fiscale, il codice degli appalti. Tutti argomenti che sono sempre, e tanti altri, sempre in agenda, e anche con qualche caduta che non ci si aspetterebbe da Draghi, insomma, qualche ritorno di condoni finanziari, oppure la sciagurata lottizzazione alla RAI di questi giorni. Ma insomma, il tentativo che abbiamo fatto noi è di dimostrare invece che c'è bisogno proprio di cambiare l'agenda, i titoli e soprattutto i contenuti dell'agenda di governo. Ed è a questo intento, insomma, a questo intento che muove il nostro documento.
cercando quindi di scrivere una possibile agenda di questo immaginario partito socialdemocratico. E non a caso i titoli di questa agenda sono i titoli classici di un partito del socialismo europeo, quindi lo Stato, l'impresa, le diseguaglianze. Ora lo Stato, noi cerchiamo di sottolineare, diciamo anche con una nota di ottimismo, che ha ottenuto una rilegittimazione durante la pandemia, no? Perché lo Stato si è trovato a prendere provvedimenti di grande impatto sociale ed economico che fino a qualche anno fa erano del tutto impensabili, e perfino il mercato si è dovuto accorgere, ha dovuto riconoscere di aver bisogno dello Stato nel vivo dell'emergenza, di quello Stato che era stato demonizzato solo qualche tempo prima. Ora, quindi, questo sarebbe davvero il momento buono, su questo insiste il nostro documento, per una vera riforma, perché troverebbe un consenso anche di massa, insomma, no? E la stessa attuazione del programma di investimenti europeo mette in evidenza quanto sia urgente, quanto sia importante questa riforma. Però il pericolo qui è che le politiche concrete di riforma dello Stato siano, come accennavo prima, rivolte ancora all'indietro, rivolte al passato. Questo è un pericolo sempre presente, ma ancora di più quando si parla di pubblica amministrazione, perché c'è un circuito vizioso che segnalò già in modo preveggente Michel Crozier quasi mezzo secolo fa, che quasi sempre queste politiche della pubblica amministrazione curano o pensano di curare, di correggere i difetti delle amministrazioni con la stessa logica che ha determinato quei difetti, no? Ecco, allora, oggi appunto le difficoltà di spesa che già si vedono sul programma Next Generation EU portano a lanciare strali contro la burocrazia, che viene descritta come un destino cinico e baro, insomma, come un ente quasi metafisico, ma in realtà la burocrazia è determinata dalla forma della legislazione, da questa forma frammentata, improvvisata, occasionale che ha assunto la legislazione soprattutto negli ultimi 20 anni. Accennavo prima che praticamente tutti i settori della vita pubblica sono in continuo cambiamento normativo, non c'è nessun campo che rimane immune, no? Ogni governo fa la sua riforma della scuola, ogni governo fa la sua riforma delle pensioni, ogni governo tocca parti fondamentali del sistema fiscale, delle procedure di pubblica amministrazione, degli enti locali e così via, insomma, no? E tutto questo cambiare, modificare, aggiornare, rivedere avviene con norme estemporanee, singole, sconnesse le une dalle altre, ed è esattamente questa alluvione normativa che ha portato al collasso delle amministrazioni pubbliche, ed è esattamente questa alluvione che ha determinato che produce un peso enorme sulle imprese e sui cittadini in generale, sulla vita pubblica, insomma, no? E in questo senso ci vorrebbe quasi un ritorno allo statuto, come diceva, ma non nella direzione di Sidney Sonnino, che pensava di ritornare alla monarchia, ma un ritorno allo statuto nel senso di un ritorno alla legittimità costituzionale, insomma, no? E quindi eliminando questo uso che è chiaramente fuori dalla lettera, dalla carta, della decretazione d'urgenza, fuori dalla decretazione d'urgenza, ripristinando in questi giorni nel dibattito qualcuno si è spinto addirittura
a proporre, diciamo così, di clonare Draghi al Quirinale, cioè avremmo come se avessimo bisogno di due Draghi, uno al governo e uno al Quirinale, no? Mentre invece bisognerebbe ritrovare proprio l'intelligenza istituzionale della nostra carta, che è basata proprio su una dialettica tra i poteri. E quindi avremmo bisogno invece di un presidente che fa la differenza e che pone dei limiti al governo e al Parlamento. Innanzitutto con un preventivo controllo di costituzionalità, per evitare che tutti i contenziosi vadano alla Corte. Se 100 leggi vanno alla Corte, significa che almeno 50 potrebbero essere fermate da un controllo costituzionale del Presidente della Repubblica. E poi rispettare quell'articolo 94, tanto dimenticato, che stabilisce che soltanto una mozione di motivata, un'esplicita mozione motivata, possa sfiduciare un governo in carica e così via. Insomma. Ma insomma, la questione, come dicevo prima, è che spesso queste politiche seguono gli errori già commessi in precedenza. Insomma, no? Ecco, ad esempio, noi siamo di fronte di nuovo a provvedimenti di emergenza, e quindi a commissariamenti, a deroghe. Si ricorre sempre a queste leggi di semplificazione, ma sono almeno 20 anni che noi facciamo leggi di semplificazione. E forse sono proprio queste cosiddette leggi di semplificazione che hanno prodotto la complicazione, nel senso che a forza di deroghe, di scorciatoie, hanno fatto venir meno la coerenza, la chiarezza, la responsabilità dell'ordinamento. E non abbiamo, oggi tocchiamo con mano che cosa ha significato il taglio del turnover per quasi 20 anni nelle amministrazioni italiane. Non solo perché, come dicono in tanti, si sono determinate carenze nell'organico, che non sono sempre vere, a volte sono inventate, ma il guasto maggiore è che si è impedito il ringiovanimento, il ricambio generazionale delle amministrazioni e soprattutto si è interrotto quella delicata trasmissione di competenze da una generazione all'altra, che è un meccanismo vitale in organizzazioni complesse come quella dell'amministrazione pubblica. E oggi si rischia però addirittura l'errore opposto, per cui si rischia di fare assunzioni di massa, insomma, in cui entrano senza selezione e soprattutto senza ripensare le professionalità di cui abbiamo bisogno, no? Siamo arrivati in questo momento ad assumere 185.000 insegnanti di sostegno, senza domandarci che cos'è questo disagio che sta aumentando tra i bambini, tra gli adolescenti, e soprattutto senza ripensare una nuova didattica che sia in grado di assicurare un'integrazione diversa, insomma, ecco. Quindi molto spazio, diciamo, del nostro documento è dedicato a questo grande capitolo dello Stato. L'altro spazio è dedicato all'impresa, insomma, e questa forse è una novità. Oddio, per certi versi anche qua riprende una tradizione del socialismo europeo, dal piano Meidner alla Bestimmung tedesca. Non erano certo rivoluzioni, Mimmo, però erano certamente riforme che mettevano in discussione l'accumulazione capitalistica. Ora, nei documenti politico-programmatici, ormai, soprattutto anche quelli di sinistra, è molto presente il tema dell'impresa. È assente invece il problema dell'impresa. Ecco, e noi è su questo invece che concentriamo l'attenzione. Contro un conformismo confindustriale molto diffuso che spinge a prendere le imprese così come sono e quindi ad assecondare le loro pretese. E invece la crisi italiana per tanta parte dipende dalla involuzione, dal declino del sistema imprenditoriale italiano, e questo quindi è un problema, è un obiettivo anche che deve porsi la politica pubblica.
In questi giorni si riparla di Telecom, sottoposto a un ennesimo assalto, questa volta degli americani. Quella era, lo sappiamo bene, insomma, un gioiello, un'impresa italiana, un gioiello italiano, ed è stata dissanguata dai massimi imprenditori italiani, dagli Agnelli, dai Colaninno, dai Tronchetti Provera, dai Benetton. E questo ha significato indebolire il paese proprio nel campo strategico dei servizi digitali a larga banda. In generale tutte le reti privatizzate sono state disastrose, da quelle digitali a quelle autostradali, e l'unica che è in condizioni ottimali è quella delle ferrovie, che è rimasta sempre nel governo dell'azienda pubblica. E non a caso gran parte dei finanziamenti del PNRR vengono affidati a Ferrovie dello Stato, perché è più affidabile nella possibilità di attuare gli investimenti. Ora, quelle privatizzazioni, lo ricordava anche questo Mimmo, sono state, come posso dire, l'8 settembre del capitalismo italiano, e hanno dato un grande impulso al declino del paese. Sarebbe utile oggi chiedere a Draghi che bilancio possa fare di quella fase e come si possano correggere quegli errori, perché è proprio quella crisi degli anni 90 che ha impedito all'impresa italiana l'aggancio con la globalizzazione e con l'economia della conoscenza. Di conseguenza l'impresa italiana, tranne alcune mirabili eccezioni, è ripiegata nelle forme più frammentate, più familiari, e per tenere la competitività, la competizione, ha dovuto abbassare l'asticella mortificando il lavoro, in molti casi deturpando il territorio, ricorrendo anche all'evasione fiscale e in alcuni casi anche alla corruzione. Ora, una politica di sinistra, per innalzare il rango, la qualità e soprattutto la responsabilità sociale ed ecologica delle imprese, questo deve essere un obiettivo, insomma, no? E in questo qui diamo invece un giudizio positivo sulla nuova politica europea, che appunto lega e stabilisce i nuovi strumenti di responsabilità dell'impresa, insomma, che potrebbero essere quindi anche applicati nel nostro paese. Infine è stato richiamato il punto decisivo delle disuguaglianze, non solo per una questione di giustizia sociale, ma perché siamo arrivati a un punto, insomma, che viene meno, diciamo, il tessuto connettivo della convivenza civile, perfino dell'assetto democratico, insomma, no? Il documento parte dal fatto che, insomma, l'epoca socialdemocratica ha significato un grande compromesso sociale, insomma, appunto adeguare il capitalismo alla società. E quando si è rotto quel patto, insomma, ormai da tanto tempo, nessuno, meno che mai da sinistra, si è mai posto l'obiettivo di ricomporre su basi nuove, evidentemente, qualcosa del genere, diciamo, la ricostituzione appunto di un patto sociale, di un compromesso sociale. Ora, su questo il documento spende molte proposte. Prima di tutto nella fase predistributiva, perché bisogna evitare prima di tutto che le diseguaglianze si emergano nel vivo dei processi produttivi, insomma, e poi anche nella fase distributiva. Qui la leva fiscale è sempre molto importante, ma su questo il nostro maestro Vincenzo Visco dirà meglio di me, insomma. E poi la qualità delle politiche pubbliche, evidentemente, come richiamava prima Salvatore, il territorio, la salute e la scuola, l'istruzione. Ora, anche qua Mimmo diceva che perfino i neoliberali parlavano dell'educazione, insomma. E certo non manca oggi il richiamo in tutte le posizioni politiche a questo tema, per tanto tempo però molto trascurato. Qui noi aggiungiamo un punto in più: istruzione, non solo per i giovani, evidentemente questo rimane la missione fondamentale della scuola, ma innalzamento anche della cultura popolare, insomma, ecco, che invece è un tema più trascurato nel dibattito, nella pubblicistica, eppure essendo una questione palesemente grave del paese.
gli studi che sono stati portati avanti ormai da una ventina d'anni dimostrano veramente una dotazione molto bassa delle competenze di base della popolazione, se confrontate evidentemente con le attitudini, i problemi, le questioni che si trovano di fronte i cittadini nella società globalizzata, nella società della conoscenza. È un gap molto, molto alto, molto simile a quello che si determinò nel dopoguerra, quando il paese si affacciava al grande sviluppo industriale e aveva ancora fasce di analfabetismo molto forti, comunque più forti rispetto agli altri paesi europei. Però le classi dirigenti dell'epoca erano avvertite di questo gap e comunque, pur con limiti e contraddizioni, per 30 anni si è fatto un grande investimento sulla formazione, sulle competenze di base della popolazione, insomma, ecco, per insegnare almeno a leggere, a scrivere e a far di conto, come si diceva all'epoca, cioè per dare quelle competenze che servivano alla società industriale. Il problema è che le competenze sono rimaste le medesime, mentre siamo passati dalla società industriale alla società della conoscenza, e quindi si è ricostituito un gap molto forte, del quale però invece le classi dirigenti attuali hanno molto minore consapevolezza. E allora quindi da qui la centralità che nel documento si offre al tema della scuola, no? Pensare alla scuola come un'istituzione a tutto campo, cioè scuole aperte giorno e sera, innanzitutto evidentemente per dare istruzione migliore ai nostri giovani, ma anche per riportare alla formazione l'intera popolazione, quindi educazione degli adulti, educazione permanente. E questo è un problema italiano che ha molte ricadute in tanti fenomeni che sembrano lontani, che sembrano non legati a questo problema. Io credo, ad esempio, che la crisi di produttività dipenda anche molto da questa scarsa competenza dei livelli di competenza della popolazione. Certamente dipende da questo il ritardo nell'uso delle tecnologie digitali, ma anche una certa chiusura rispetto a tanta parte del paese verso il mondo globalizzato, è anche una volgarizzazione dello spirito pubblico e soprattutto una esposizione senza freni, senza limiti, senza difese dei ceri popolari rispetto alle nuove forme di demagogia che vengono avanti, soprattutto dall'uso dei media digitali. Insomma. Quindi c'è questo grande problema, diciamo così, di adeguare le conoscenze all'altezza della società nuova, del cambiamento, diciamo, che è di fronte a noi, insomma, no? In generale appare sempre più forte uno squilibrio, diciamo, tra la potenza e la saggezza, cioè la potenza che viene soprattutto dalle tecnologie, quindi la capacità di trasformare il mondo, le cose, e però anche invece uno stare in una saggezza che non ce la fa tenere il passo, una capacità di regolare gli esiti di questa trasformazione che non utilizza appieno tutte le possibilità e le conoscenze. Una saggezza, intendo, il complesso di istituzioni, di mentalità, di legami sociali, di politiche pubbliche, appunto, che consentono di governare questa trasformazione. E da questo squilibrio deriva il fatto che ci troviamo ormai negli ultimi 10-15 anni, siamo trovati di fronte a crisi che hanno sconvolto il mondo, insomma, la crisi economica prima, quella del 2008, poi la grande crisi ecologica che ormai è diventato il tema centrale, e poi la pandemia, insomma, no? Tutti i fenomeni che mettono in evidenza questo squilibrio tra potenza e saggezza, tra la capacità di trasformazione e invece la relativa incapacità di governare gli esiti di questa trasformazione. E questo avviene, ce lo spiega molto bene Florio, anche se leggeremo con grande curiosità il suo libro, anche perché la crescita della conoscenza è per buona parte, diciamo, intrappolata in questi monopoli, e molto poco di questa crescita è invece utilizzata, diciamo, per
per migliorare l'intelligenza sociale, per migliorare l'organizzazione collettiva, insomma, no? Pensiamo, non solo Massimo ha fatto l'esempio dei brevetti, ma pensiamo anche al controllo del Covid. È un po' curioso, insomma, che ciascuno di noi sia tracciato in tutte le sue abitudini, diciamo, di consumo, nella vita privata, tutti i giorni, e invece non siamo riusciti a tracciare il contagio del virus, che avrebbe, se fosse stato disponibile, diciamo così, un controllo digitale di questo, della diffusione dei contagi, ci saremmo risparmiati lockdown o comunque restrizioni così, così dure e così potenti, insomma. Ecco, quindi c'è questa disparità, insomma. E quindi, appunto, stiamo parlando, diciamo, di un rinnovato pensiero del socialismo europeo, e quindi questo tema, diciamo, della educazione popolare, insomma, era molto presente, no, ai primi socialisti, insomma, che sapevano bene che insegnare a leggere e scrivere significava preparare la giustizia sociale, significa preparare il sol dell'avvenire, no? E forse questa antica ispirazione oggi torna attuale, insomma, ecco, quindi socializzare questa crescita della conoscenza, metterla a disposizione soprattutto dei ceti popolari e della vita collettiva, è oggi ancora una questione molto importante, direi decisiva per il futuro delle nostre società. Grazie Walter Storci per il contributo, e adesso io chiedo di intervenire il già ministro delle Finanze Vincenzo Visco. E uno dei temi, appunto, che sono stati toccati anche nell'ultimo intervento, appunto quello della leva fiscale, che probabilmente rimane sempre la madre, diciamo, degli strumenti a disposizione dello Stato per poter operare una redistribuzione della ricchezza. Nel documento si parla anche di criticità, l'economia stagnante, che non genera occupazione, lo spreco di capitale umano, consumo denaro. E si propone anche un nuovo modello di crescita e un cambio di prospettiva. Prego la parola a Vincenzo Visco, prego. Bene, io spero di riuscire a concludere il mio intervento. Dubito che chi ci ascolta può leggere più di 3 ore in seguito. E volevo fare un discorso un parte diverso da quello che abbiamo ascoltato, nel senso che quando abbiamo fatto questo documento, noi l'abbiamo fatto, come veniva ricordato, perché si aprisse una discussione con le segreterie dei partiti di sinistra, o se non con le segreterie, con responsabili economici, culturali, eccetera. E ci abbiamo provato e abbiamo visto che non ne importava assolutamente nulla. Cioè, al centro dei loro interessi, delle loro conoscenze, le questioni che stiamo dibattendo stasera non ci sono. Bon, adesso vedremo come andranno le agora, ma se non mi faccio neanche molte illusioni, e vedo. Insomma, qui c'è una contraddizione di fondo sul piano culturale, e cioè la sinistra italiana, quella che c'è, oscilla più o meno consapevolmente tra una cultura e ideologia liberale, talvolta liberista, e una socialista. C'è un conflitto non sciolto e che non vogliono sciogliere. Adesso sono usciti recentemente 2 libri, anzi uno è uscito, l'altro dovrebbe uscire. Il primo è di Michele Salvati insieme a Alberto Villamuore, che fa con il liberismo e il socialismo. Il secondo è di Emanuele Felice, che è un po' più da sinistra, però in qualche modo fa la stessa operazione. Ora, le due cose, è chiaro che si sono intrecciate, ibridate,
in vario modo le due culture, ma c'è una differenza. Tipo liberismo, c'è una cultura individualista per definizione. Oh, e poi qualche volta può essere anche attento a temi sociali. Il socialismo è l'opposto, anche se poi i socialisti fanno i conti con la democrazia parlamentare, eccetera. Quindi l'accento, anche se poi una sintesi si trova, cioè, l'accento su dove andare è molto importante. E questo manca totalmente nel dibattito. Dopodiché vediamo il futuro. Io ho ascoltato molto attentamente Dinasi, che poi è sempre molto, diciamo così, facondo, no? Parla bene. Molte delle cose che ha detto sono vere. In particolare è vero che dietro la vittoria della destra economica c'è cultura, cioè questi qui, Dinasi me l'ha detto, non lo dico io, oltre a studiare l'economia, il capitalismo, eccetera, eccetera, loro studiavano Gramsci e si rendevano conto che il problema dell'egemonia è quello centrale per prendere il potere in un paese, ed è quello che hanno fatto soprattutto in America, dove sono stati riempiti di soldi, borse di studio, riviste, cattedre accademiche, convegni, ora senza soldi la politica è dura. Quindi questi qui hanno vinto. Il fatto che nessuno riesca a replicarli in maniera organica, Salvo Spezzoni, poi è vero che le cose in parte sono cambiate, stanno cambiando, però questi stanno recuperando pure dopo il Covid. Se uno vede le decisioni e il dibattito tra le banche centrali, il Ministero del Tesoro, eccetera. Ed è così perché l'unica governo che esiste dell'economia mondiale è quello affidato alle grandi multinazionali attraverso di loro poi alle banche centrali e ai governi. Quindi questa è la situazione drammatica, che non sai da dove prendere. Poi io temo che non sia vero quello che diceva Renzi: nel 2030-2050 sappiamo tutto. Secondo me non sappiamo nulla. E qui vorrei allargare un po' il nostro dibattito a quella che è la situazione in cui ci troviamo per quello che riguarda gli equilibri internazionali e poi anche interni. Cioè adesso siamo in una fase di ricerca di un nuovo equilibrio post-globalizzazione che si manifesta nel conflitto tra Cina e Stati Uniti e che è destinato a influenzare gli equilibri mondiali dei prossimi decenni. È evidente la difficoltà degli Stati Uniti che sono in ritirata da tutte le parti. Le politiche di liberalizzazione e globalizzazione da loro promosse a partire dagli anni Ottanta hanno avuto un effetto paradossale, che hanno beneficiato la Cina, le grandi corporazioni americane, ma hanno penalizzato il resto dei popoli, anche americani, e la leadership economica americana, perché è venuto fuori che questo modello di sviluppo non era sostenibile perché tagliava le speranze della maggior parte delle popolazioni. D'altra parte, questo è il modello di von Hayek e von Mises. Quelli vogliono esattamente questo. Pensano che bisogna subordinare agli interessi dell'impresa privata concorrenziale tutto il resto. E quindi il loro modello è un modello che massimizza la disuguaglianza crea ingiustizie micidiali, oltre a creare instabilità finanziaria, come abbiamo visto anche oggi.
Ora, quindi noi abbiamo Stati Uniti che sono nella fase di arroccamento, in cui cercano di conservare il loro potere a livello globale, anche se la loro forza si è fortemente ridotta. Ora, quindi, e qui poi c'è un problema che crea grosse prospettive di instabilità e di lotta, cioè gli Stati Uniti devono difendere il potere e il ruolo del dollaro, perché i loro debiti, che non sono in dollari, sono tanti, e questo è un grande privilegio Stato, no? Ricordate, qui fu coniata un'espressione exorbitant privilege, privilegio esorbitante, che quelli che hanno bisogno di qualcosa scampano ogni campagna, non concludo, buona notte. No. D'altra parte, e quindi questo fa vedere perché poi la Cina sta rafforzando. D'altra parte la Cina ha pure le sue difficoltà, deve riequilibrare la sua economia, purgandole dagli eccessi capitalistici, felici decenni, mantenere il consenso popolare per il protagonista, e questo può avvenire, deve avvenire con una redistribuzione dei redditi e una diversa allocazione delle risorse a livello territoriale. E questo è molto difficile, perché cambiare ovviamente non ve lo dico. E inoltre poi sono evidenti in Cina i rischi che il gruppo dirigente vede derivanti dalla crescita impetuosa di una nuova classe di capitalisti rilevante, che ora viene considerata eccessiva e pericolosa per il Cina. Io mi ricordo, sono stato in Cina l'ultima volta, più di 10 anni fa, ma in una di queste riunioni, e io posi proprio questo problema. Voi come farete? No, adesso il capitalismo benissimo, con caratteristiche cinesi, ma poi questi, quando acquisiscono potere dominante, dovranno pure cambiare se prenderanno potere. Loro lo sapevano, lo sanno e stanno intervenendo, ma questo crea problemi di stabilità. Poi c'è sono altre cose che fanno i cinesi piuttosto bene. E per esempio loro con un tratto hanno stabilito che i bitcoin in Cina non si possono usare. E quindi hanno eliminato quello che oggi è il principale canale di trasmissione dei soldi nella vita, produzione e quant'altro. Hanno stabilito sempre da oggi a domani, una cosa che chi ha figli piccoli o nipoti piccoli sta molto a cuore, e cioè il fatto che hanno vietato l'uso dei telefonini, delle applicazioni dei telefonini ai bambini per più di un'ora al giorno. Ora, uno dei principali problemi sulla salute mentale e lo stupidimento, no, dei bambini, di cui parlava Walter, è questo. E quindi l'hanno risolto. Hanno gestito la loro crisi finanziaria esattamente come non le hanno gestite gli americani. Hanno separato subito, prima che esplodesse tutto, gestione finanziaria da quelle reali, hanno finito il contagio. Quindi loro sono bravi, solo che sono autoritari, e a noi questo non ci piace. E questa è un'ulteriore contraddizione che non possiamo neanche andare a dire al popolo europeo: facciamo come la Cina. Un tempo si diceva facciamo come la Russia, ma era un altro tempo. Facciamo come la Cina è impossibile. Dopodiché il resto l'Europa è quella che mi dilunga, non accendono più. Però c'è un altro aspetto che ci dice che il futuro è ecologico. Il ministro Cingolani ha detto che non sarà un pranzo di gale, anzi sarà un bagno di sangue. Penso che abbia assolutamente. Non ci facciamo illusioni. Se si vuole effettivamente cambiare il modello energetico,
il sorvolo, perché i tempi sono troppo brevi e le soluzioni sono troppo lontane, a meno di salti tecnologici improvvisi. Se noi risolviamo rapidamente il problema della fusione nucleare, o se vediamo che il nucleare di quarta generazione non inquina più di tanto, o se riusciamo nelle varie tecniche a catturare effettivamente l'anidride carbonica, c'è lo sapore che va. Altrimenti non ci sono sempre. Ci dobbiamo trovare al peggio per il semplice motivo che il capitalismo è incompatibile con non solo con una transizione, ma con un'economia che non è basata su una crescita continua e quindi con un consumo continuo di territorio. E qui si aprono prospettive politiche. Quindi qui io sarei molto attento. Non parlerei di rivoluzione che facciamo vivere. Cioè oggi quelli che fanno rivoluzione sono quelli che quelli sparano in massa, non scannano. Però qui pure fare riforme, parlare di riforme è troppo. Capito? Qui considerano ancora, poi l'Italia su questo c'ha quindi noi questa è la situazione, in cui siamo, per cui dobbiamo fare i conti, che può aprire delle prospettive di fatto. Noi abbiamo fatto questo bel documento, è anche pieno di consapevolezze moderne, non su come va il mondo, cioè. Però, come dicevano anche le cose di Florio, noi dobbiamo individuare punti di contraddizione su questa cosa, che sono, alcuni sono quelli che ha detto lui, alcuni sono quelli che io ho riferito che hanno fatto i cinesi. Sono cose dirompenti, però sono giuste. Questo, se uno dice al buon Letta, rimane imbarazzato, perché gli sembra che sia una forzatura di negozio. Però se i gruppi dirigenti politici devono essere diversi da quelli che adesso noi continuiamo a ricordare, devono avere una cultura diversa, una cultura digitale, diciamo, per sintetizzare e interpretare in modo diciamo più moderno le contraddizioni contro cui vogliamo. Dopodiché io a questo punto mi fermo, perché ho parlato un quarto d'ora e quindi non molto meno di chi mi ha preceduto, e poi anche perché devo scappare. Spero che abbiate sentito, perché di solito il mio audio è... Sì, grazie per l'intervento. Noi abbiamo oscurato i video perché abbiamo notato che la connessione non era tanto buona, anche l'audio, quindi per facilitare anche appunto la facilità dell'audio, per migliorare anche il riscontro. Quindi è andata così. Quindi si è sentito benissimo, abbiamo ascoltato benissimo. Adesso do la parola a Cinzia per le conclusioni. Chiedo venia, ma devo... Va bene? Sì. Okay. Ciao. Grazie. Vincenzo. Ciao. Ciao Enzo. Non ho molto da aggiungere. Le conclusioni non sono necessarie. Io piuttosto che fare conclusioni vorrei... riservare poco tempo giusto al ringraziamento a voi tutti di aver partecipato a questa interessantissima discussione. Io spero, anche perché noi pensiamo di continuare un po' questo discorso intorno, se non nello specifico sul documento, perlomeno intorno ai temi che il documento ispira. Quindi
Anche perché tra l'altro abbiamo, diciamo, sforato il tempo. Non mi resta che ringraziare e dirvi alla prossima occasione che il Centro Studi organizzerà. Buonasera a tutti e continuiamo a, diciamo, ad avere questo filo, no, di contatto. Grazie a voi, buonasera a tutti. Ciao. Buonasera. Ciao, grazie a tutti. Ciao. Grazie ancora. Sì, ciao, grazie. Ah, io volevo dire intanto a Massimo Florio che, che può inviarci il suo bellissimo libro o al Centro Studi che invia Monsignor Di Miccoli 28 oppure... Sì. Sì, se mi mandi una mail con l'indirizzo lo giro all'editore che in fondo sta a Bari, forse. Sta a Bari. Ok. Grazie. Mi mandi per mail l'indirizzo, te lo faccio mandare lì. Grazie, a presto. Nuovo, allora. Grazie, buonasera. Ciao, grazie.